No, Giuseppe è già venuto stamattina. Vado io. Ok. Allora, sono, diciamo, domande molto semplici, abbastanza banali. Alle prime due abbiamo già risposto prima, no? Stamattina abbiamo fatto la composizione del network situazionale, cioè di quelli che si conoscevano prima dell'inizio del corso. La terza domanda è: con chi trascorreresti il tempo libero tra i partecipanti al corso? Quindi adesso, come dire, misuriamo la forza dei legami con i vettori simpatia-antipatia e proviamo appunto a farlo direttamente sul programma, mettendo di nuovo nella matrice, guarda, è già aperto, i nomi e rispondendo semplicemente. No, nella matrice di Usianet? Sì. Il programma naturalmente prevede anche che possa essere importato un foglio Excel, lo vediamo mercoledì, o possa essere copiato, quindi normalmente io stesso lavoro in Excel e dopo copio la matrice o la importo direttamente sulla matrice di UCINET, però adesso abbiamo il programma aperto, lavoriamo su questo. Allora, no, dobbiamo riempire la matrice. Abbiamo visto che la nostra matrice si chiama spreadsheet ed è la seconda icona sulla sinistra. Esatto, la apriamo. Ok, l'incrocio, esatto, inizia da A2, quindi dalla seconda riga. Mettiamo i nominativi dei partecipanti all'aula del pomeriggio. Poi Maria Grazia, Emma Grazia, Giuseppe 1. Luigi, si chiama Simona. Sionista, va. Simona, Giuseppe 3. Giuseppe 2. Andrea. Angelica, Alessio e basta. Sì, allora ragazzi, un attimo, prima di ripetere, il programma è molto, come dire, sensibile alla scrittura, al programma di scrittura, per cui allo stesso le parole che mettete nella colonna, le parole, le etichette verbali devono essere esatto uguali nella rispettiva riga, altrimenti non le riconosce e non vi associa i legami. Quindi devi scrivere per esempio Giuseppe 1, esatto. Vabbè, lo correggiamo. Sì, sì, certo che si può fare. Adesso ci sta, però per questioni, diciamo, di pratica, no, si può fare, sì, sì. Come in Excel, trasponi, uguale, sì. Ok, allora torniamo al nostro primo caso che è Giampaolo e ritorniamo al quesito, quindi dobbiamo rispondere adesso a quel quesito. Vai nella matrice Excel, qui. Ok, qui vi giocate la faccia perché la domanda è: con chi trascorreresti del tempo libero tra i partecipanti al corso? Iniziamo da Giampaolo. No, lo devi tornare a Usianet, ok? Allora, dicotomico 0, 1, ok? Quindi Giampaolo con se stesso non trascorrerebbe del tempo lì. No, devi spostarti col cursore, le freccette. Ok, con Maria Grazia. Sì.
No, dovete dire la verità, come per venire. No, nel senso comunque. Se no, vabbè, se no per è persone. Ok. Allora, Maria Grazia risponde per lui. Quindi? Tutti uno. Ti devi candidare? Ci sono anche i streaming. Sinceramente non mi candidare con nessuno. Nel senso che ho un caffè. Vabbè. Giuseppe 1, chi è? Beh, mettiamo quelli che conosco meglio magari, quindi sì, quindi Giampaolo, Luigi, gli altri zero, sì, Simona, Giuseppe 3. Pure? Basta. No, gli altri no. Giampaolo sì, perché sono un signore. Maria Grazia no, perché vabbè, non la conosco. Come? Giuseppe sì. Vabbè, con me stesso no, comunque sì, no. Però. Riusciresti a prendere un caffè? Simona sì. Vabbè, tanto è già capitato, quindi purtroppo non posso dire no. Vabbè, gli altri non li conosco, né ho avuto modo di parlarci adesso, quindi mettiamo no. Ma vabbè, Giuseppe 3 sì. Giuseppe 3 sei tu. Vabbè, Giuseppe 3 sì. Giuseppe 3 sì. No, gli altri no. Perché tu sei risultato l'attore più centrale. Giuseppe 2 no, Giuseppe 3 sì, e gli altri no. Angelica no, Alessio no. Vedete la rete, la sua posizione nella rete come vi influenza poi? Perché adesso in qualche modo c'è lo stress da posizione di rete, da posizione relazionale. E siete quasi costretti a dire di sì. Simona. Vabbè, non dobbiamo giustificare necessariamente, vero? No, cioè, la domanda è no, secca. No, no, no. Giampaolo sì. Maria Grazia sì, Giuseppe sì, Gigi sì, con me ci sto pure troppo, Giuseppe sì, Giuseppe 2 no, Andrea no, Angelica sì, Alessio no. Ok, Giuseppe. E io dalle mie strutture biologiche, allora, con le ragazze sì, con i ragazzi no, vai. Mi sembra giusto, no? Dipende dall'orientamento sessuale. Appunto, la mia struttura biologica me lo impone. Eh no, quello è il genere, anzi neanche il sesso. Identità, sì, biologica, identità. Quello è un altro corso. Sì. Giuseppe 2? Io sì, con tutti, eccetto che con Andrea e Maria Grazia, perché già li conosco, quindi conosco gli altri. Allora, Andrea? Dunque, sostanzialmente non ho problemi con nessuno, però dovessi scegliere... Maria Grazia sì, Giuseppe 1... Chi sarebbe? Aspetta, Giampaolo. Ah, Giampaolo, scusami. Sì. Maria Grazia sì, Giuseppe 1 sì. Luigi no, non lo conosco ancora. Simona no. Giuseppe 3 sì. Giuseppe 2 sì. Angelica sì. Andrea? No, sono io. Sì, Alessio no. Angelica. Allora io metto sì alle persone che conosco, quindi Giampaolo, Maria Grazia, Giuseppe 3 e Andrea. Ah, Giuseppe 3 sì, ha detto. Tutto il resto è 0. E Andrea. Io metto a tutti sì, tranne a Giuseppe 3, che il caffè me lo sono preso prima con lui, quindi. Hai messo 0 con Alessio, però controlla che la diagonale degli 0
sia corretta. Dobbiamo rivedere, altrimenti non ci riconosce la matrice. No, Andrea va bene. C'è uno, sì, guarda, Giuseppe 2, sì, 0. E poi Maria Grazia, guarda Maria Grazia. Ok, corretta? Spostati un po' a destra con la barra di scorrimento. Sì, sì, diagonale 0. Sì, 0. Ok, allora adesso dobbiamo salvare. Vai in file. Anche sopra? Puoi salvare anche lì, ok. Save as. Dagli un titolo. Pomeriggio. Usciamo insieme. Ok, salva. Allora, adesso chiudi questa matrice. Sì, ok. Allora, adesso vediamo se la matrice è scritta correttamente. Vai in D, display. Ok, e la riapriamo. Ok, qui ci dice che appunto 10 colonne, 10 righe. Possiamo chiudere e facciamo la rappresentazione grafica. Andiamo nell'ambiente NetDraw, ok? Allora, adesso qui ci sono diverse icone. Sulla sinistra ci sono due cartelle, due folder. Il terzo contiene le nostre matrici. Il quarto, la A, contiene anche un set di matrici, ma degli attributi, okay? Che ancora non abbiamo fatto. Quindi peschiamo solo la matrice senza attributi, che è quella. Devi andare, sì, qui. Pomeriggio Lecce. Apri. Ok. Ok. Allora, come possiamo interpretarla? Banalmente, naturalmente. Allora, innanzitutto, forse rispetto alle reti stamattina, ha una densità maggiore. Ci sono legami maggiori rispetto alle reti di pura conoscenza, no? Ci sono degli attori che continuano ad essere centrali o anche più centrali. C'è Giuseppe 1, chi è? Ok, Giuseppe 1 e Maria Grazia hanno una centralità maggiore rispetto alle reti di stamattina. Questa è un'altra possibilità. Che cosa significa in termini relazionali il fatto che foste di più? Innanzitutto, va bene, innanzitutto che la rete era più ampia, quindi conteneva più nodi. E quando è più ampia è meno densa, perché abbiamo detto che sono delle variabili correlate inversamente. E insomma, in generale vi siete quasi tutti simpatici, cioè non ci sono nodi isolati. Possiamo provare a misurare per esempio la centralità basata sul numero di indicazioni, cioè l'indegree, ok? Vediamo un attimo, chiudi questa rete. Sì, chiudi così. Ok, vai su network. Sì, no, sopra, no, no. Chiudi di nuovo questo. Ok. Vai su centrality. Misure multi, degree. Vai su degree. Sì. Ripesca la nostra matrice. Ok. Ok. Allora, qui ci dà il grado di ciascun attore e il grado normalizzato, che normalmente è la procedura, come dire, fattore che ci permette di comparare diverse reti, ok? Quindi i diversi gradi in diverse reti.
come era ovvio pensare, insomma, i degree sono praticamente vicini, okay? Quindi non c'è un attore predominante, non c'è un attore. E vabbè, anche le altre misure, insomma, non c'è grossa varianza, proprio perché la rete è più o meno coesa, un indice di densità abbastanza elevato. Ok, facciamo l'altra domanda. Chiudi tutto, apri la foglia Excel. Ok, un altro volontario. A chi tra i partecipanti al corso ti rivolgeresti per consigli di natura tecnica o scientifica? Adesso siamo sul versante della competenza, diciamo. Di nuovo la matrice, spreadsheet, ok, sì. Adesso li aggiungiamo, ok. Simona 271, Simona, Giuseppe 2, Andrea, Giuseppe 3, Fabio, Giuseppe. Brasileiro, Fabio, Francesca, Angelica e Alessio. Gigi. E la galleria. Possiamo provare qua. Angelica, ok. Alessio e Gigi. Ok. Quindi a chi ti rivolgeresti per questioni di natura tecnico-scientifica tra i partecipanti al corso? Allora, Giampaolo con Giampaolo è zero. Chi è Giampaolo? Sì. No, non lo conosco, però probabilmente sì. Giuseppe 2, no, perché non lo conosco. Andrea sì. Giuseppe sì. Fabio, lui. No, non lo conosco. Francesca no, non la conosco, no. Angelica sì, la conosco. Alessio, no, non lo conosco. Sì, lui sì, perché Gigi sì. Se no si vedeva. Vale, grazie. Allora, Giampaolo sì, Giuseppe 1 sì. Allora, diciamo chi conosco. Giuseppe 1 sì, Simona sì. E Andrea, Giuseppe 2, tu sì, Andrea, Giuseppe 3, sì, 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 e Fabio, chi è Fabio? Lui, non ti conosco, quindi dico no, Francesca, sì, Angelica, sì, Alessio, no, e Gigi, no. Allora, Giampaolo sì, Maria Grazia sì, poi Simona sì, Giuseppe 2 no, Andrea sì, Giuseppe 3 no, Fabio sì, Francesca sì, Angelica sì, Alessio no. E Gigi sì.
No. Maria Grazia, no. Giuseppe, sì. Giuseppe 2, no. Andrea, no. Giuseppe, sì. Fabio, no. Francesca, no. Angelica, no. Alessio, no. E Gigi, sì. Giuseppe 2. Allora, Giampaolo, no. Maria Grazia, sì. No, Giuseppe 1, no. Simona, no. Sono io. Andrea, sì. Giuseppe 3, sì. Fabio, no. Francesca, sì. Angelica, no. Alessio, sì. E Gigi, no. Andrea. Dunque, Giampaolo, sì. Maria Grazia, sì. Giuseppe 1, sì. Simona, no. Giuseppe 2, sì. Sono io. Giuseppe 3, sì. Fabio, chi è Fabio? No. Francesca, sì. Angelica, sì. Alessio, sì. Gigi, no. Angelica c'è? No, Giuseppe 3. Non me ne volere, Giampa, vabbè. Sì? 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 E geografo, sì? Sì? No? Fabio, io non ti conosco. No? No? Sono il relatore. Sì? Non possono. Alessio, sì, perché mi piacciono le piante. Ah, ecco lì. E Gigi, sì. Fabio? Si vendica adesso. Allora, io molti non li conosco, quindi Giampaolo no. Maria Grazia no. Giuseppe 1, lui, sì. Sì. Giuseppe 2, no. Andrea no. Giuseppe 3, sì. Sono io. Sì. Sì. No e no. Giampaolo no. Maria Grazia, sì. Giuseppe, sì. Simona, sì. Giuseppe è lui, no? Sì. Andrea, sì. Giuseppe, sì. Fabio, sì. L'altra sono io. Angelica, sì. Alessio, no. E Gigi, no. Allora, Giampaolo, sì. Maria Grazia, sì. Giuseppe, no. Simona, no. Giuseppe, no. Andrea, sì. Giuseppe, sì. Fabio, sì. Francesca, sì. Io, Alessio, no. E Gigi, no. Ok. Sì, non ci so. Allora, Giampaolo, sì. Maria Grazia, sì. Giuseppe 1, no. Simona, no. Giuseppe 2, sì. Andrea, non lo... no. Giuseppe 3, sì. Fabio, no. Francesca, no. Angelica, no. No. Sì. Allora, Giampaolo. Madonna. Veniva rimandato sempre. Ok, allora adesso salviamo la matrice, file, diamogli un titolo.
leggere quasi un dato, se non sbaglio, sì. Il mio, sì. Giuseppe vuole mettere sì a me. Ok, chiudi. E riapriamo la matrice, sempre attraverso il display, vediamo, no, attraverso D, display, ok. Riapriamo la matrice, scienza Lecce. Controlla che tutto sia a posto, che non ci siano mancanze, ok, chiudiamola. E andiamo nell'ambiente NetDraw. Ok, nel terzo folder, sì, apri. Peschiamo la matrice. Ok. Ok, allora, che cosa vediamo? Siamo come dire, in un'altra dimensione d'analisi, no? Giuseppe 3 continua ad essere centrale in tutte le reti, ha una centralità, un prestigio insomma abbastanza elevato, ha un grado di degree pari credo a vicino all'1 e anche Giuseppe 1 che è lui. E Andrea questa volta che mi pare, chi è Andrea? Che prima non era molto centrale nelle altre reti. C'è qualche attore marginale? Relativamente Fabio, Alessio. Fabio, Alessio, Simona. E quindi dovrebbero avere un degree più basso. Vediamo un attimo, verifichiamolo attraverso la statistica. Quindi chiudi l'ambiente NetDraw, vai in network. Centrality, degree, ok. No, questo è pomeriggio Lecce. Ah, sì, sì, scienza Lecce, sì. Degree, era scienza Lecce, ok. Ok, vedete che il riscontro insomma statistico c'è, per cui Fabio, Alessio e Simona insieme a Giuseppe 2 hanno una popolarità minore. Giuseppe 3 continua ad avere popolarità pari ad 1, 100%. Va bene, facciamo l'ultima. Un'altra, una volontaria? Sì, sì, sì. Simona? Non fare economia. Allora, apriamo la matrice Excel, che sta giù, che c'è l'altro. La quinta, tra i partecipanti al corso, chi si rivolgerebbe a te per consigli di natura tecnica o scientifica? Quindi dovremmo stimare che qualcuno ci chiederebbe consiglio, un consiglio tecnico. Tra i partecipanti. Allora andiamo nella nostra matrice, ok? Sì, apri qui. Dalla seconda riga riscriviamo i nomi. Siamo aumentati, Simona? Siete aumentati, siete due in più adesso, sì, sì. Quindi ogni volta abbiamo una misura diversa, dovremmo riscrivere tutte le reti. Alessio, Giuseppe 1, dai, Giuseppe 1. Gigi. Alessio, Giuseppe 3, Giuseppe 2, Andrea, Fabio, Francesca, Angelica, Cinzia, Antonio. Tutti ci sono? No, manca lei ancora, Simone. Manchi tu, ok. Può fare il come incontro, sì. No, no, lo riscrive. Lo hanno fatto tutti, no. Adesso ti conviene. C'è Alessio. C'è Alessio, vedi? Sì. Francesca, Angelica,
Patrizia, Antonio. Quindi di nuovo la domanda è: chi si rivolgerebbe a te per questioni di natura tecnica? Quindi pensateci. Giampaolo. Sì, grazie. Giampaolo. Ok. Giuseppe. Sì. Sì. Gigi, non so. No, sì. Vediamo. Alessio. Tu biotecnologia, hai detto questo, sì. Non lo so, no, sì, infatti dico di no perché no, e lui dovrebbe chiedere a me. L'abbiamo già fatto, adesso è l'inverso, quindi devi riconoscere capitale umano nelle altre persone. Andrea, non lo so, sì, dai, Andrea, sì, me lo chiede, sì. Fabio. No, non lo conosco ancora. Francesca, no. Sì, da Angelica, sì, può capitare. Sì, Angelica, sì. Cinzia, sì. Antonio, non ti conosco. Simona, no, credo. No, non mi chiedi, tu sai tutto. Allora, io faccio la scelta, scelgo le persone con le quali comunque mi sono confrontata, mi confronto quotidianamente. Allora, Giampaolo, sì, io no. Giuseppe, no. Giuseppe 3, sì. Giuseppe 2, no. Andrea, sì. Fabio, no. Francesca, può capitare, sì. Angelica, sì. Cinzia, sì. Antonio, sì. Simona, no. Allora, Giampaolo sì, Maria Grazia no, Gigi sì, Alessio no, Giuseppe 3 no, Giuseppe 2 no, Andrea sì, Fabio sì, Francesca sì, Angelica sì, Cinzia no, Antonio no, Simona sì. Giampaolo sì, prima o poi capiterà, sì. Maria Grazia no. Giuseppe sì. Io non mi chiederei mai niente. Alessio no. Giuseppe 3 sì. Giuseppe 2 no. Andrea sì. Fabio no. Francesca, vabbè, non li conosco, no. Come? Non, dico, non conoscendoli, no. Sicuramente no. Angelica no. Cinzia no. Antonio no. Simona sì. Secondo me sono tutti no. Ok. Allora, Giuseppe Tresi. Ok. Pur di essere indicato, capito? Se... Allora, zero. Oi, sarà scappata? Sti. Zero, uno, le tocca. Zero. 0, 1 e 0. Allora, Giampaolo no, Maria Grazia no, Giuseppe no, Gigi no, Alessio sì, sono io, no, Giuseppe 3, sì, quello sono io, Andrea sì, Fabio no, Francesca sì, Angelica no, Cinzia no, Antonio no e Simona no. Giampaolo sì, Maria Grazia sì, Giuseppe 1 sì, Gigi sì, Alessio no,
Giuseppe 3, sì. Giuseppe 2, sì. Sono io. Fabio, no. Francesca, sì. Angelica, sì. Cinzia, sì. Antonio, sì. Simona, no. Fabio? Allora, secondo me tutti no, tranne Giuseppe e Francesca. Giuseppe chi? Uno? Giuseppe uno. E Francesca? Francesca. Ok. Francesca? Allora, no. Può capitare? Sì. La Simona. Sì. No. 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 Sì. Sì. No, perché so io. Sì. Sì. No. No. Allora, sì. Sì, Maria Grazia. No. 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 No, penso. No. Sì. Sì. Sì a Francesca. Angelica sono io. Cinzia sì. Sono io. Claro. Cinzia sì. Antonio no. Simona no. Allora, Giampaolo sì. Maria Grazia sì. Giuseppe 1 no. Gigi no. Alessio no. Giuseppe 3 sì. Giuseppe 2 no. Andrea sì, Fabio no, Francesca sì, Angelica sì, Cinzia sono io, Antonio sì, Simona no. No, sì, no, 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 sì, no, sì, no, no. Sì, sì, sono io, no. No, non vale, mo. Questo lo lasciamo. Sì, grazie. Ok, salviamo la matrice, file, save as, diamogli un titolo. Ah? Te lo chiedo, sì, puoi anche lasciare un title, però è meglio dargli un titolo. Ok, chiudiamo la matrice. La riapriamo sempre alla voce display di, ok, scienza 2, verifichiamo che sia tutto completo, sì, allora, chiudiamola, andiamo all'ambiente nel draw, sì, sì, esatto, terzo folder sulla sinistra, ripeschiamo il nostro file, scienza lecce 2, ok, ok. Allora, diciamo c'è una caratterizzazione un po' diversa dalle precedenti, ricordiamo che la domanda appunto è chi si rivolgerebbe a te per questioni di natura tecnico-scientifica, quindi tutti quelli che non si rivolgono a te perché evidentemente non hanno fiducia in te, la fiducia è uno degli elementi caratteristici dell'analisi di rete e del capitale sociale. Allora, chi sono gli attori più centrali, almeno dal grafo? Andrea, Angelica, Francesca dov'è? Ah, Francesca è al centro, sì. Chi è Francesca? Ok. Giuseppe 1. Ok. Vi sapete dare una spiegazione sociologica a questa centralità? Quindi ai legami pregressi, perché evidentemente molti di voi hanno indicato gli altri conoscendosi reciprocamente, questa è una spiegazione ovvia mi pare, e perché altri come per esempio Alessio, chi è Alessio?
sono meno centrali. Come? Però abbiamo detto che la social network analysis è una disciplina trasversale e come dire, la competenza tecnica prescinde dalla disciplina di riferimento, quindi lui potrebbe avere una competenza pari, superiore o inferiore a tutto il gruppo dei sociologi, eppure come dire, ha una certa marginalità nella rete. Come? No, stiamo interpretando la rete, altrimenti non ha senso quello che stiamo facendo, no? Stiamo interpretando la rete, vi sto dicendo, perché Alessio potrebbe essere un attore marginale rispetto invece alla rete totale che identifica altri attori centrali. Va bene, vogliamo misurare la centralità di queste persone? Naturalmente sì, tutte le domande sociologiche sono relative alla rappresentazione che si ha del mondo. L'ho detto prima, no? Chiedere chi fra il gruppo classe chiederebbe a te domande di natura tecnico-scientifica significa evidentemente che o si ha un intuito o si conosce la competenza della persona prima. Chi? No, sono gli altri che non hanno indicato Alessio, quindi il gruppo classe che non identifica Alessio perché non lo conosce. Chi si rivolgerebbe a te? Appunto, chi si rivolgerebbe a te? No, perché non ha capito appunto la relazione del grafico. Allora, Alessio evidentemente non conosce il gruppo e questa è una spiegazione. Oppure non ritiene che gli altri abbiano delle competenze tali di natura tecnico-scientifica, naturalmente siamo sul generico, perché lo possano aiutare, ok? Quindi ci sono questi due fattori, però siamo su un livello meramente teorico fondamentalmente. Allora, vediamo un attimo se le statistiche verificano quello che la rete ci ha rappresentato. Quindi chiudi questo ambiente, vai in network, centrality, degree, l'altro che è questo? Sì. E infatti Alessio ha il degree più basso di tutti. Ok? Ok, l'ultima domanda? Sì, chi viene? Maria, grazie. Allora, sul file Excel c'è l'altra domanda. Allora, con chi discuti di questioni relative alla tua città? Discuti o chi discuteresti? Con chi discuti, discuteresti a questo punto, sì. Discuteresti di questioni relative ai problemi della città. Ok, prima riga, sì, ok. Ripetiamo i nomi. Vabbè, guarda. Simona, Alessio, Andrea, Giuseppe 2, Andrea, Giuseppe 2 e poi Giuseppe 3, attento, Giuseppe 3, Fabio, Francesca, Francesca, Angelica, Cinzia, Antonio, Andrea G. C'è, no? Sì, eccolo. Ah, c'è un altro ragazzo. Vabbè. Andrea?
G, Andrea Giordano. Allora, ripetendo, Giampaolo, Giasaulo, M Grazia, Giuseppe 1, Gigi, un'altra P. Gigi, Gigi, Simona, Alessio, Andrea, Giuseppe 2 e 3. Sempre una P. Fabio, Francesca e Angelica. Cinzia, Antonio. Antonio. Uno e Bino. Antonio e Andrea G. Eonio. Ok. Ne vogliamo. Simona, Simona. Allora, Giampaolo. Giampaolo, ti lascio. Allora, con chi, con chi, con chi discuteresti i problemi relativi alla tua città? Città. Sì, Maria Grazia sì, Giuseppe 1 sì, Gigi sì, sì, ma io con tutti a questo punto. Sì, perché sì, sì, tutti sì. Naturalmente, certo, certo. Chi è? Ah, Giampa. A me sta dicendo, c'è bisogno. Dai, devo scrivere, come faccio? Ah, vabbè. Allora, Giampaolo sì, con me stessa no, quindi uno sì con tutti. Chi tocca? Giampaolo sì, e tutti gli altri no, perché sono più distanti. Distanti geograficamente? Geograficamente. Volevo forse Gigi. Vabbè, con Giampaolo sì. Con Maria Grazia no, con Giuseppe sì, beh, io, Gigi sono io, quindi no, con Simona sì. Chi era che studiava geografia? Eri tu? Cioè il nome? No, allora arriva dopo. Alessio no, Andrea no, Giuseppe 2 sì, Giuseppe 3 sì, Fabio no, Francesca no, Angelica no, Cinzia no, Antonio no, Andrea G sì, Andrea Giordano. Giampaolo no, Maria Grazia no, Giuseppe sì, Gigi sì, sono io, Alessio no, Andrea no, Giuseppe 2 sì, Giuseppe 3 sì, Fabio sì, Francesca sì, Angelica no, Cinzia no, no, sì. Chi è di Lecce? Io parlerei solo con chi è di Lecce. Quindi, io no. Gigi, Gigi, allora, Giampaolo no, quindi. Maria Grazia sì. Giampaolo no, Maria Grazia sì, Giuseppe 1 no, Gigi sì, Simona sì, no, io no, Andrea sì,
Giuseppe 2 no, Giuseppe 3 non è, è di Lecce, sì? Sì? Fabio? Fabio sì? Francesca no? Angelica non so, è di Lecce? Allora Angelica no? Cinzia? No? Antonio? No? Andrea sì? Basta, finito? Sì. Dunque, con Giampaolo no. Maria Grazia sì. Giuseppe 1 no. Gigi no. Simona no. Alessio sì. Giuseppe 2 sì. Giuseppe 3 sì. Francesca no. Fabio di Lecce sì. Angelica no. Cinzia sì. Antonio sì. Andrea sì. Giuseppe 2. Allora, soltanto con Andrea, perché credo che agli altri non interessi molto il mio paesino, invece lui è originario di un paese vicino, quindi potremmo parlarne, insomma. Alessano. Io ho parenti adesso. Comunque è vero. Quando andavo lì la zia diceva ci t'ha criato. È vero, sì. Allora, 1 1 0 0 0, sì, 1 1, scusa, Simona 1 e me storiana di nome. Alessio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Fabio. Allora no. No. Sì. Di Lecce, vero? Sì. Sì. Alessio sì. Andrea sì. Giuseppe 2 sì. Giuseppe 3 sì. Sono io. No. No. Cinzia no. Non si dice. Antonio no. Andrea G sì. Non di Lecce. No, dai. Giampaolo no. Maria Grazia no. Giuseppe sì. Gigi no. Simona sì. Alessio no. Andrea no. Giuseppe sì. Giuseppe sì. Fabio no. L'altro sono io. Fabio è no, l'altra sono io. Angelica sì. Cinzia sì. Antonio no. Andrea Giordano no. Sì con tutti, Maria Grazia. Sì con tutti. Sì. Eccetto che con se stessa. Ok. Pure per me, Maria Grazia. Sì per tutti. Perché io penso che la domanda è riferita alla singola città, cioè parlare di un problema che riguarda esclusivamente Lecce, Tricase, Brindisi, o è un problema che riguarda generico e quindi lo possiamo affrontare. In quanto sociologi, voglio dire, di Lecce, in quanto sociologi, voglio dire, penso che le problematiche città dovremmo riuscire in qualche modo a capirle, no? E quindi a confrontarci reciprocamente. Parto da questo presupposto, sì, ecco. La domanda ha questo obiettivo, io parto da questo presupposto. Chi fra di voi si confronta? Io parto da questo presupposto, cioè non considero l'appartenenza esclusiva alla città, ecco, un elemento discriminante. Dipende dalla prospettiva del ricercatore, naturalmente. Ok, ok. Sì, per tutti, grazie.
Io ripropongo la stessa riga di Alessio, soltanto aggiungendo Giuseppe Gaballo, Andrea. Vabbè, diciamo, okay. Dai. Il problema è che non mi ricordo gli altri nomi. Vai. Allora, Giampaolo sì. Maria Grazia sì. Giuseppe no. Sì. Sì. E Alessio sì. Andrea sì. Giuseppe 2 chi è? No. Giuseppe 3 sì. Fabio? Chi è Fabio? Tu? Sì. Francesca no? Angelica no? Cinzia no? Antonio no? Io. Ok, allora adesso salviamo la matrice. File, save as, ok, diamogli un titolo. Ok, chiudiamo la matrice, ripeschiamola in display per verificare che tutte le informazioni siano esatte. Scienza 3. D'accordo, chiudi e andiamo in NetDraw. L'icona, ok, colorata, sulla sinistra, terzo folder, ripeschiamo la matrice, scienza 3, apri, ok. Ok, allora qui c'è, come dire, un grosso cluster, un addensamento centrale, no? nella rete, c'è una parte molto densa e con degli attori abbastanza centrali che sono Fabio, Maria Grazia, Antonio, che hanno diversi legami, e Cinzia. Ok, Fabio è? Fabio è lui, quello che prima in altre reti non aveva molti legami, adesso invece li ha acquisiti. E poi ci sono degli attori, sembrerebbe più marginali, no? Giuseppe 1, Francesca e Giuseppe 2? Ok, per quali ragioni secondo voi? Sono più marginali? I Giuseppe perché non sono di Lecce, ok. Francesca? Stessa cosa? Ok, esatto. E quindi questa è una spiegazione. Vediamo un attimo la statistica. Chiudi la rete. Ok, network. Centrality, degree. Dobbiamo pescare il file scienza 3, apri e ok. Ok, Giuseppe 2, Giuseppe 1 e Francesca sono gli attori con il degree più basso, mentre questa volta spiccano una serie di attori centrali che sono appunto Giampaolo, Maria Grazia, Cinzia, Antonio e D'Angelico. Ovviamente la differenza tra i degree non è spiegabile soltanto con il contesto editoriale, altrimenti avremmo tutti indici pari a 1, ma ci sono delle differenze, quindi ci sono anche delle differenze idiosincratiche, cioè non è detto che ci siano queste uniformità solo perché si appartenga allo stesso territorio, ma per questioni di idiosincrasia reciproca, quindi nel legame c'è anche la scelta a seconda appunto della simpatia, della competenza, del contesto situazionale in cui si fa la domanda. Secondo me il contesto, perché vabbè, Giampaolo, però io ci sento comunque allo stesso contesto territoriale o contesto organizzativo? Contesto organizzativo, certo, quindi il clima di gruppo, insomma siete già un gruppo. Sì. Abbiamo dato tutti uno, quelli che sono qui 4. Abbiamo dato tutti uno, tranne noi stessi. Tranne noi stessi, sì, abbiamo dato tutti. Maria Grazia, Cinzia, Antonio, non lo ricordo, Giampaolo non lo ricordo. Angelica mi ha dato uno. Va bene. Allora. Prima di andare avanti con lo studio di caso, vi illustrerò sinteticamente un progetto che abbiamo fatto con il Ministero del Welfare sull'inserimento lavorativo delle persone disabili, con una parte di approccio di rete,
dovremmo fare un po' di discussione per preparare insomma l'esercitazione da fare durante la settimana. Giuseppe suggeriva di riflettere forse su progettazione a livello locale, sul set di attori che gravitano in questo contesto territoriale, no? Si potrebbe fare un elenco di attori che ci sono sul territorio e capire chi è legato con chi e da che cosa. Vuoi iniziare tu, Giuseppe? Vuoi iniziare tu a farci un elenco di attori? Cioè dirci uno su cui avete necessità di esercitarvi, in modo che poi durante la settimana cerchiamo di costruire un progetto su questo contesto editoriale. Potrebbe essere l'ambito delle politiche sociali, se preferite, o scegliete voi liberamente. O sanitario, ambientale. Allora, noi dobbiamo cercare di individuare, durante la settimana dovremmo cercare come dire, in maniera compendiata di prendere dimestichezza con l'approccio di rete, stamattina abbiamo iniziato a farlo, con il software e durante tutta la settimana, già adesso lo stiamo facendo, non era previsto ma lo stiamo facendo, durante tutta la settimana proveremo a lavorare con il software, ma poi dobbiamo capire tutto questo a cosa ci serve, cioè dobbiamo applicarlo. E quindi dovremmo cercare di capire fin da ora che cosa possiamo reificare, cioè cosa possiamo rappresentare in rete di quello che c'è sul territorio, cioè di quello che voi sapete che in qualche modo è rete, ma non l'abbiamo formalizzato, perché poi potremmo misurarne le statistiche, potremmo misurarne la centralità, potremmo misurarne la densità, l'ampiezza e in qualche modo insomma, costruire un progetto con l'approccio di rete. Facciamo una sorta di brainstorming adesso in cui voi mi dite di cosa potremmo discutere. Allora, intanto esistono delle realtà che sono già in rete, nel senso che un ambito territoriale è già una rete di comuni, quindi già abbiamo una prima rete, per esempio. In questi ambiti territoriali ci sono i distretti sanitari, immagino, e che sono più di uno, e quindi questi due aggregati sono insieme per legge, per definizione normativa. Bisognerebbe capire come, poi tutte le associazioni, bisognerebbe capire come funzionano, e trovare il modo di prendere i dati. Potremmo iniziare a fare già da adesso una lista su un file Excel che poi arricchiamo domani, dopodomani? Che dite?
Allora, qui per esempio c'è già una matrice con degli attori che potremmo provare ad integrare o a modificare. Per esempio, servizi sociali territoriali, associazioni temporanee di scopo, circoscrizioni, ASL. Allora, quali fra questi sono presenti sul vostro territorio? Come? No, sono spostato perché... Avete le municipalità? Come? Dodici? Allora, un volontario per scrivere? Un volontario per scrivere? Allora, ambito territoriale, ok? Chi c'è dentro l'ambito territoriale? L'amministrazione comune, quindi i comuni. Ok, comuni. Poi dobbiamo dire chi sono i comuni, quindi la rete non basta dire comune, ma tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale. Però intanto scriviamo comune. Quindi i nodi della rete, comuni. Poi servizi sociali territoriali? Lasciamo, ok. Però aspetta, fanno parte, ci sono, nell'ambito territoriale ci sono, quindi li dobbiamo mettere. Ma ogni volta ci sono più ambiti collegati tra loro, sono legati, ma non so. Di una, di un ambito territoriale, noi prendiamo in considerazione un ambito territoriale. Sono più ambiti sul territorio, però ognuno vuol dire. Adesso dobbiamo fare un'esercitazione, quindi prendiamo in considerazione un ambito territoriale, ok? Quindi abbiamo servizi socio-assistenziali comunali, sì, comunali e servizi sociale, provinciale. Ok, allora lo scriviamo. Servizi sociali comunali, comunali e servizi sociali provinciali. Sì, sì, è quello. Oh, incolla, sì, quello. Sì, 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 sì. Ok, allora, l'hai copiato? No, ok. Provinciale. Provinciale. L'ASL resta. Con tutti i distretti? Allora, qui dobbiamo scegliere se l'ASL nel suo insieme o i distretti sanitari. Perché? Perché il distretto sanitario singolarmente preso potrebbe partecipare a un progetto e un altro no. Ok, quando si fa una convenzione, quando si fa un progetto, un appalto, è l'ASL che partecipa nella sua interezza o anche il distretto sanitario? L'ASL, solo l'ASL, quindi l'ASL. ASL, ok. Tribunale dei minori? C'è? Ok. E tribunale dei minori, sì, perché una delle aree degli ambiti di zona è dedicata proprio ai minori, una delle aree di intervento.
Ok, quindi tribunale minore resta. Le scuole genericamente intese le lasciamo come nodo, ok. Le cooperative sociali. Allora qui bisogna fare un'ulteriore distinzione, però no, c'è il terzo settore che comprende associazioni, cooperative di tipo A, cooperative di tipo B, le fondazioni, le onlus e le imprese sociali. Quindi abbiamo diverse tipologie. Allora, o le aggreghiamo tutte sotto il termine terzo settore, ok? Allora si chiama terzo settore. Sì. Allora, famiglie lo togliamo perché non è un ente giuridico, diciamo, no, è una istituzione sociale. Aziende botteghe potrebbero essere tutti quegli enti commerciali che possono o meno partecipare a progetti di politica sociale. Penso per esempio all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Ci sono i famosi tirocini in cui c'è un partenariato, sì, tra il terzo settore e l'azienda. Centro per l'impiego. Allora, centro per l'impiego. Centro, così si chiama? Ok, va bene. Aziende bottega, troviamo un altro termine, lo lasciamo, partecipa, mi dovete dire voi che siete del territorio, io non lo so. C'è commercio, artigianato? Ma lo fanno, ok. Allora, quindi artigianato. O facciamo un'altra, lo riscriviamo? Imprese? Imprese, ok. Allora scriviamo imprese. Anche l'associazione di categoria. Associazione di categoria. No, vabbè, allora posto le agenzie per l'impiego, perché abbiamo già scritto centro territoriale per l'impiego, scriviamo associazione di categoria. Organizzazioni sindacali. Era statistici, possiamo togliere, penso, no? Sindacali, sì. Non ho proprio idea, cancella. Mi viene in mente altro? Forse è sì. Ah? Università, bravo. L'università perché entra spesso nella questione. Le pari opportunità. Che cos'è le pari opportunità? È la regione. Allora, regione Puglia. Pari opportunità, che cos'è? Un ufficio? Vabbè, allora se abbiamo regione, provincia e università, è inutile che mettiamo anche. Ce l'abbiamo messa provincia. No. Perché esistono i servizi sociali regionali? No, perché la regione si occupa di normare, no? Di legiferare. Servizi sociali provinciali e comunali? No, no. C'è un servizio socio-assistenziale, ma non si occupano direttamente dell'utenza. Sì, 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 sì. Sono i comuni, sì, sì. Che cos'è associazioni? No, abbiamo già scritto terzo settore. No. La chiesa, sì. Sì, certo, certo. Forse la diocesi in quanto tale, cioè il vescovato, e le singole
che partecipa alle attività di politica sociale? La diocesi? Ok. Va bene. Sì, la carta è Giuseppe, in alcuni contesti c'è la cittadina di Io direi che sì. La parrocchia. La romana è scritta. Beh, qui è come distinguere terzo settore e associazioni tra diocesi e parrocchie. Per adesso possiamo lasciare un... Non coincidono. La diocesi va oltre le parrocchie. Va bene, va bene, va bene. Non coincidono con l'ambito territoriale. Certo, certo. Vabbè, però insistono su quest'ambito territoriale. Però è uno dei servizi, sì. Dovremmo poi metterci tutti i servizi, le ludoteche, i nidi, insomma. Stiamo ragionando sugli enti focali dell'ambito territoriale, quindi sugli aggregati più grandi. Allora, possiamo copiare la colonna. Le scuole ci sono? Sì, ok. Per adesso sì, poi nei giorni successivi possiamo fare tante matrici quanti sono gli attori e dividere per esempio le scuole. Quindi, certo, bisogna capire chi partecipa al processo di implementazione delle politiche. Adesso stiamo sul generico per capire quali sono gli attori focali. Copia e trasponi, lo sai fare? No, lo devi trasporre su Excel. Se. Qua? Lo sai fare? No. Aspetta. Si è deselezionato. Ah, sì. Quello sì. Come? Forse è adatta al... No, aspetta. Abbiamo copiato da uno praticamente. Lo so. Come forse di fare. Tutto da capo. No. Grande selezione. Allora, adesso proviamo a incrociare gli attori, quindi abbiamo una matrice di adiacenza caso per caso e verificare se sono in collegamento fra di loro, ok? Quelli devi cancellare, sì. Allora, qual è la cosa che li lega? Che cosa li dovrebbe legare questi attori? Siamo appunto nell'ambito territoriale, nell'implementazione delle politiche sociali e questi attori sono chiamati alla implementazione dei progetti di politica sociale.
possiamo sceglierne uno, possiamo scegliere il funzionamento dell'ambito territoriale o qualsiasi altra dimensione tematica che riguarda le politiche sociali. Per adesso, giusto per capire chi è collegato e chi no, cioè chi non gioca il ruolo delle politiche sociali. Sui? Sui temi tipici dell'ambito di zona, ci sono nuove aree di intervento. Ok, bravissimo. Bambini, anziani, minori, ad esempio se prendiamo minori, non entrano le associazioni categorie, non entrano i sindacati. Ok, allora scegliamone uno a seconda della vostra convenienza e. Ma entrano forse l'ordine. Com'è? Questo prendiamo anche la. Sì. Scegliamo quale? Quale area? Minori? Minori, uno, ok. Allora i minori. Allora la stessa procedura, 01. Poi alla cella direttamente. Adesso in corrispondenza 0 comuni e comuni, assenza di legame perché abbiamo detto che non può essere collegato a se stesso. Comuni e servizi comunali immagino che siano associati necessariamente per default. Comuni con i servizi sociali provinciali sono collegati? Ok. Con l'AS, no per legge, per azione. E sono per legge sono tutti collegati. Come? Il comune è collegato a tutto, ok. Potrebbe non essere collegato alle imprese però. Potrebbe non essere collegato alle imprese. Vabbè, lo sapete voi, no? È per i minori. Vabbè, dai 15 in poi si può lavorare, quindi bisognerebbe capire dai 15 in su. Dai 15? Noi siamo dai 15 in giù? Ok, ok. Vabbè, quindi in questo caso è 0. Ok. Quello che stavamo dicendo, appunto. Però l'apprendistato è legato all'azienda, cioè vuol dire non è il minore che lavora sicuramente, è sempre collegato all'azienda che lo va ad assumere. Quindi in quel caso, preso anche per sì, la convenzione è tra l'impresa e il comune o tra l'impresa e il terzo settore? No, c'è sempre il comune. C'è sempre, quindi imprese e comune sono legati, ok. Vabbè, intanto è collegato, ok. Poi dopo, quando si tratterà di collegare tribunale di minori alle imprese, mettiamo uno. Centro per l'impiego? Quindi al di sotto dei 15 anni, allora non è collegato. Ok, quindi no. E anche imprese no. Vabbè, questo avremo poi modo di appurarlo, insomma, per adesso ci stiamo esercitando. Organizzazioni sindacali no, 0. Università no, immagino. Quindi comune, regione, nella. Dovrebbe essere collegato? Hai ragione, sottintende sulla provincia, la provincia correndo. Ma dentro i 15 anni? Sì, come no. Per esempio abbiamo diritto allo studio, ci sono i fondi regionali, sì, e poi il comune deve approvare la cosa. Ok, quindi sì. La diocesi? Forse puoi ridurre un po' la percentuale di questo così.
Si li vedi tutti? Ok. Tarro, allora diocesi? Quindi c'è il legame fra comune e diocesi? Sì? Sì. E con le parrocchie immagino di sì. Ok. Ok, il secondo attore? Che sono legati al comune ente amministrativo? Sì. A se stessi? No. Ai servizi provinciali immagino di sì? Ok. Sono collegati a tutti gli attori? Ok. Allora trascina uno. Guarda così. Trascina qui. Con tutti? Sì. Ah, vedi. Ok. Apriamo tutti. Ok. Com'è? Allora dobbiamo lasciare. Sì, perché abbiamo detto che sono i minori al di sotto dei 15 anni. Allora zero. Associazione di categoria. Sì. Anche imprese zero. Stessa cosa dei comuni. No, anche organizzazioni sindacali. Ok. Zero. La provincia, la attività di coordinamento. Dobbiamo capire nell'agire, nel pratico. Però quello non è un intervento prettamente sociale, no? Noi stiamo parlando di servizi squisitamente sociali, quella è manutenzione, come dire, ordinaria e rientra nel piano. Allora decidetevi su questo. Vabbè, dobbiamo trovare, troviamo una conciliazione. Che dite? Lasciamo zero? Dobbiamo andare avanti, ragazzi. Lasciamo zero? Gli altri? Facciamo maggioranza? A maggioranza? Se la scuola è legata alla provincia? No, ai servizi sociali provinciali. Se sono uniti i due attori, dobbiamo deciderlo un attimo. Allora, chi dice sì? Chi dice sì? Alzi la mano. Però una su tutto il resto, quindi per adesso scriviamo zero, per adesso, poi allo zero. Ok, uno.
Centro per l'impiego, per no, zero, alle imprese zero, associazioni categoria zero, organizzazioni sindacali zero, università zero, regione Puglia, sì, uno, forze dell'ordine con la provincia, forze dell'ordine comunali, territoriali, con i servizi sociali provinciali, sono legati? Tramite la prefettura. Eh no, lavorano di concerto per un progetto, per un servizio? Sì? Ok. Dice di sì? No. È successo. In maniera, diciamo, diffusa, non è che in maniera eccezionale. Lo fanno, va bene. Diocesi? Non penso proprio. Lavorano con la provincia? La diocesi collabora con la provincia? Vabbè, allora. È come nelle Marche. Come nelle Marche, sì. Va bene. Quarto attore? L'ASL. La. È collegato con tutti. Zero, è per i minori, abbiamo detto. Imprese no, associazioni di categorie no. Vabbè, lì verranno tutti dei nodi isolati, ovviamente, perché non li stiamo collegando a niente. Ma per i minori, siamo sempre sui minori. Cioè, non c'è la funzione, no? Università? Sempre per i minori. Vabbè. Allora zero. Zero, ok. Allora il tribunale dei minori. Qua zero. Le scuole. Sono legate, sì. Però attraverso il tramite delle forze dell'ordine. Avete informazioni al riguardo? Il tribunale è collegato direttamente con le scuole, dicono di sì. Tramite prefettura. No, la prefettura è molto marino. Cioè la prefettura forse è d'ordine. Tribunale, forse sono d'ordine, sono i minori sono ospitati in genere in strutture tipo case famiglia. Comunque sono comunque sempre segnalati e indirizzati dal tribunale. Ma le case famiglia. Le case famiglie si chiede l'autorizzazione dall'assistente sociale. Faccio un esempio nel consiglio di casa che abbiamo fatto. Un ragazzo che è stato condannato a 8 mesi di prigione, il giudice ha chiesto al consiglio di casa una relazione perché voleva sospendere la pena del beneficio e abbiamo fatto una relazione direttamente al giudice del tribunale. Allora, ok. Sì? No? No? Tutto zero. Associazione categoria zero. Zero.
Regione Puglia, col Tribunale, non penso che ci sia, no, 0, forse l'ordine 1, ok. Provinciali? Sì. Sì, 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 sì. Zero, zero. 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 Scuole e università sui minori potrebbero fare convegni, attività di sensibilizzazione. Alcune facoltà con scienze dell'educazione, la stessa sociologia, servizi sociali, potrebbero fare attività di formazione ai docenti sui minori, per esempio, non so il contesto locale, però. Sì, si fa spesso. Ok, e allora uno. O ricerca, o attività di ricerca. Se ci chiamate, ecco. Quando ci sono soldi, c'è soldi. No, si fa, non si fa niente per soldi, tutto per prestigio. Come? No, perciò io sto qua. Si fa anche volontariato comunque, sì. Certo che sì. Stavamo alle scuole? Con la Regione Puglia? Le scuole della Regione Puglia, sì. Diretto, un legame diretto, non lo so. E sono come penso di sì, per i popoli, per i infermieri. No, vabbè, quelle sono enti di formazione. Attraverso i progetti, sì. Scusatemi un attimo, gli enti di formazione ci sono nella rete? No, per i minori sotto i 15 anni evidentemente no. Ok, va bene. Allora, 0. Regione Puglia dice di sì. 1. Forse l'ordine. E anche le scuole del forse l'ordine, sì. Sì, sì. Ci sono dei lavori. Diocesi e parrocchia. Sì. I cani. Allora, terzo settore. Sì. Con le scuole pure in relazione internazionale. Allora ragazzi, scusate un attimo, facciamo attenzione che la matrice qui è simmetrica, cioè il legame che va verso una direzione deve essere poi reciprocato, quindi se il terzo settore collabora col tribunale, il tribunale allora deve collaborare col terzo settore, quindi non può essere arbitrario. Sì, certo. Terzo settore. Terzo settore con un interesse. Ma se sono legati con gli altri, vabbè, ce lo ricordiamo, dai. Qui è 0, 0. Sì. Ma perché siamo sempre in considerazione. La fascia d'età sotto i 15 anni, quindi non inseribili dal punto di vista lavorativo. L'università e il terzo settore, se sono legati su servizi che riguardano i minori. Che male, sì.
Potrebbero, no? Anche qui attività di ricerca, attività di formazione, convegni. Sì, okay. Ok, quindi è uno. Certo, certo, certo. Forza del Nord è il terzo settore. Sì, sì, il terzo settore può segnalare. Sì, sì, sì. Diocesi il terzo settore. Sì, sì. Sì, certo. Allora, qui tutti zero? Ok. Fino a giù anche organizzazioni sindacali puoi trascinare. Giù, sì. Fino a organizzazioni sindacali e poi trascina. Sì. Ah, tieni fermo, lascia, lascia, lascia. Ok, e adesso trascina per tutto. Ok. Università. Sui minori abbiamo detto di sì. Dove? Università e? Scusami? Comune e università abbiamo messo zero, controlla un attimo. È la prima riga. Sì, abbiamo messo zero, quindi dobbiamo mettere zero. Bravo. No, solo qua devi mettere zero. Sì. Sette, otto, vedi un attimo quali sono? Scuola e terzo settore, quindi tutti zero, eccetto scuola e terzo settore. Qui era 0, 0, 0, 0, 0, 0, forse l'ordine 0 anche, non erano collegate Regione Puglia e forze dell'ordine, perché forze dell'ordine sono a livello territoriale, qua non lo so, possiamo vedere, di diocesi e parrocchie. E Regione Puglia, quindi era zero anche qui, no? Ok. Eccetto Regione, puoi vedere la colonna Forze dell'Ordine? Fino al dal CT in poi tutti zero. Zero, zero, CT, zero. CT, zero. Tutti zero. Ok. Diocesi.
Tribunale, scuole, sì. Allora, 111. 1, 1, 1. No, e poi c'erano gli 0. Poi tutti 0. Sì, sì. Ok, parrocchie, la stessa cosa era, no? Era simmetrico, credo. Sì, 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 ok. Ok, adesso salviamo un attimo la matrice. Vai su file, salva con nome, dagli un nome, attori, ambito territoriale, atti. Sì, 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 sì. Ok, adesso proviamo un attimo a salvarla, a copiarla, vai qui. Aspetta, così. Ah. E così direttamente. Ah, direttamente qua. Allora, questo è un esempio di rete del vostro ambito territoriale. Finalmente vediamo i nodi isolati, che sono appunto quelli che evidentemente per questa dimensione tematica non agiscono, non collaborano. No, sono le imprese, CT, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, abbiamo proprio dei nodi isolati. E poi abbiamo diversi, come dire, nodi collegati, no? C'è un addensamento centrale degli attori preminenti, eccetto l'università, che fa parte della rete, però appunto abbastanza marginale. Diocesi e parrocchie, i più centrali sembrano essere i servizi sociali, territoriali, provinciali e comunali. I comuni, il tribunale dei minori, tutto questo, come dire, corrisponde a evidenze empiriche, vi ci ritrovate, vabbè, lo avete detto voi, però come si spera un po' di meno? Ah, meno legami, vabbè, poi dipende da che tipo di prospettiva la si legge. Ok, vogliamo misurare il degree? Vai in... chiudi la... sì. Network. Vai su centrality e degree, sì. Riprendi il file. Ok. Queste sono le misure di centralità, ovviamente gli attori non collegati hanno degree pari a 0 e gli altri invece appunto hanno degree abbastanza elevati, tutti quelli che abbiamo visto fondamentalmente in rete.
Allora, questo diciamo è un modo adesso abbastanza riduttivo e semplificativo per utilizzare l'approccio di rete nell'ambito delle politiche sociali. Attraverso gli indici, ma anche attraverso la semplice rappresentazione grafica, noi riusciamo ad avere una prima idea di chi sono gli attori più centrali. Poi naturalmente dovremmo chiederci perché questi attori sono centrali o non sono centrali, se la rete è formalizzata o è soltanto frutto di quello che noi percepiamo, di quello che noi vediamo. Andrebbero verificati per esempio gli effettivi legami, cioè se questi legami sono effettivamente legami formalizzati attraverso convenzioni, protocolli d'intesa, attraverso prassi, o sono invece legami informali che pure, come dire, dal punto di vista sociologico rilevano nell'analisi di rete. Okay? Questo però appunto sono passi successivi. No, l'indagine va fatta attraverso due modalità, o interrogando direttamente gli attori, quindi si va ai servizi sociali e si propone la lista di attori, dice guarda questi sono i nostri attori, sono gli attori che fanno parte secondo la legge del piano dell'ambito territoriale. Chi è legato dalla prassi tra tutti quelli che abbiamo elencato, quindi non dalla legge ma dalla prassi, e ciascun servizio ti riferisce il legame che c'è tra gli enti. Ci potrebbero essere delle difformità, questo per esempio rileva sulla mancata informazione sul funzionamento della rete globale, no? Ci potrebbe essere il servizio sociale che ti dice guarda il tribunale è collegato al terzo settore ma non è collegato alle università e non sa che invece le università hanno un protocollo d'intesa con il tribunale per fare comunicazione, per fare convegni. Okay? La stessa cosa vale per il tribunale che forse nulla sa di tutta l'organizzazione a rete che esiste negli ambiti territoriali. Quindi l'indagine va fatta o appunto interrogando i testimoni o guardando sulle carte. Il rischio dell'indagine fatta su fonti secondarie, cioè sulla documentazione disponibile ad esempio in ufficio di piano o negli uffici di ciascuna di queste organizzazioni, è che è tutto scritto sulla carta, quindi c'è tutta una lista di buoni propositi che poi è scollata dall'evidenza empirica. Per esempio c'è, come immaginerete, uno scollamento tra il progetto, tra il bando che viene messo dall'ente, il progetto che l'associazione, la scuola o l'università fa, che è piena di buoni propositi, e poi come dire, l'effettiva implementazione di quel progetto sul campo. Perché? Perché ci sono una serie di elementi che ostacolano l'implementazione del progetto, per cui si dice per esempio il progetto formalizzerà la rete tra questi attori e poi invece di fatto questo non avviene. E allora se si leggono i progetti si rileva la presenza di una rete, ma quella rete non è stata formalizzata e allora bisognerebbe, perciò per questo motivo la network utilizza direttamente i testimoni privilegiati, i testimoni qualificati, o meglio le persone che sanno naturalmente se la rete è stata o meno implementata. Sì, il problema è che la normativa, dalla legge 328 alle leggi regionali, prevedono che le reti di fatto vengano costituite. Non è pensabile che nessun servizio sia scollegato dal resto degli attori presenti sul territorio. C'è però uno scollamento invece rispetto alle pratiche, alle prassi. O c'è anche la possibilità che solo una parte di questi attori sia collegata fra di loro, o perché si tratta di un progetto, per esempio un progetto sui minori, e quindi per esempio non è previsto il coinvolgimento, l'abbiamo visto, no? Degli attori isolati, associazioni di categoria, il centro per l'impiego, non è previsto perché non c'è l'utenza.
oppure perché appunto non c'è la possibilità amministrativa, pratica, di fare questa convenzione o il protocollo di intesa. Okay? Quindi c'è una serie di ostacoli che la rete mette in evidenza. Ok. Sì. Come? Prima l'esempio dei contratti. In quel caso non si pone un problema, perché essendo soggetto a fatturazione sono quelli, cioè sono queste azioni che è stata effettuata. Quindi va bene nella metodologia del lavoro utilizzare i contratti come strumento per misurare l'importo dei contratti, però il numero dei contratti. Per misurare che cosa però? Per misurare l'esempio che facevo prima, cioè le distrette e le cioè nel mezzogiorno, i contratti sono un parametro. Sì, i contratti per l'high-tech, dice, per i distretti high-tech. Il contratto formalizza la rete, quindi il contratto è un legame fra i due attori. Bisogna vedere se il contratto però viene agito. Sì, c'è... però il momento in cui viene, cioè, viene fatturato, c'è stato un trasferimento. Sì, però c'è anche una questione diversa, nel senso che... per esempio il tribunale e la scuola potrebbero aver contratto un protocollo d'intesa per implementare un servizio, di fatto il servizio non viene implementato, allora risulta il protocollo d'intesa, quindi la formalizzazione della rete c'è il legame fra i due attori, ma poi nella prassi non è stato agito, quindi bisogna sempre verificare che ci sia corrispondenza tra il legame previsto dalla carta e il legame effettivamente agito. Lo stesso penso che valga per i contratti. Io posso fare un contratto di consulenza a Tizio, posso anche trasferirgli il quantum economico, ma posso non ricevere la consulenza, quindi bisogna in qualche modo vedere sotto al contratto che cosa nasconde il contratto. Però dal punto di vista formale un contratto con il trasferimento economico rileva una rete, la presenza di una rete. Questo per esempio si fa nella valutazione. Chi di voi si è occupato di valutazione? Valutazione per esempio delle politiche sociali, dei progetti di politica sociale. Chi di voi sa come si fa la valutazione, che cosa prevede la valutazione? Per esempio nella valutazione quasi mai nessuno pensa a verificare in maniera longitudinale la presenza e assenza delle reti sociali. Quindi le reti previste da progetto, le reti previste da bando, si parla a volte nei bandi di capitale sociale, cioè un progetto, un servizio ha come obiettivo quello di implementare capitale sociale territoriale, che già questa parola così vaga non si capisce bene cosa sia. Le associazioni, le organizzazioni che rispondono al bando dicono: guarda, io ti implemento il capitale sociale territoriale attraverso la costituzione di reti. E allora bisognerebbe verificare attraverso la valutazione la composizione delle reti ex ante, quindi prima dell'inizio del progetto, in itinere, cioè se queste reti effettivamente vengono costituite durante l'implementazione del progetto, ma soprattutto ex post, perché come capita frequentemente vengono pure costituite le reti, ma poi alla fine queste reti si sfilacciano, si perde qualche attore, si perde qualche organizzazione e soprattutto c'è una deficienza nel coordinamento delle reti. C'è un ruolo nelle politiche sociali di rete che è quello del facilitatore di rete, il broker. C'è una figura apposita, no, prevista da molti bandi, che è quella del facilitatore coordinatore di rete, che ha appunto il compito di mediare fra i vari attori. Eppure, insomma, a volte questa figura, questo ruolo non basta a comporre le reti. Eppure è previsto il brokeraggio, quindi anche l'indice per esempio di brokeraggio, l'indice di centralità di queste reti può rilevare l'efficacia o meno della rete stessa. Domande? No, ok. Proseguiamo con lo studio di caso, siete stanchi? Dimmi tu, Giuseppe. Un quarto d'ora?
Continua, ok. Dicevi? Beh, sulle reti criminali c'è una certa letteratura sociologica, come potrete immaginare non è facile interrogare i testimoni qualificati, cioè i criminali, e allora la sociologia ha trovato un espediente che è la zona di prossimità o zona di contatto. Ci sono delle reti che sono prossime alle reti criminali e che sono per esempio una serie di gruppi di attori che in qualche modo sono a contatto, in contatto con le reti criminali. Pensiamo ai parcheggiatori abusivi, almeno nel napoletano, pensiamo agli spacciatori di sostanze stupefacenti, pensiamo ai pusher, ai corrieri di queste attività e naturalmente pensiamo a tutto quel ceto cosiddetto dei colletti bianchi, che pure naturalmente rappresentano un'altra zona di contatto con le reti criminali. E allora attraverso le fonti dirette è possibile interrogare queste persone, altrimenti con le sentenze e con i verbali della sentenza della magistratura e con i verbali delle forze dell'ordine si ricostruiscono i legami delle famiglie criminali. Questo ormai già da qualche anno, c'è Rocco Sciarrone che è uno dei massimi esponenti della sociologia criminale in Italia e che ricostruisce i network con l'analisi di rete attraverso i verbali della polizia e la documentazione giudiziaria. Quindi questo è un modo per fare network con le reti criminali. Va bene. Sì. Solo un attimo. Sulle reti scolastiche ci sono studi sulla leadership organizzativa, per esempio, cioè sul modo in cui le scuole si gerarchizzano. Quindi c'è sia differenze di livelli tra le varie scuole, sia differenze di ruoli tra i docenti della stessa scuola. In Italia se ne occupa Paolo Landri, non so se lo conosce, e ci sono studi di Roberto Serpieri. Comunque ci sono studi con l'approccio di rete sulle scuole. Va bene, allora adesso vediamo brevemente come la network può essere utile per progetti che riguardano per esempio l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Questo è uno studio di caso, il progetto ICF. Sapete cos'è l'ICF? È l'acronimo che sta per International Classification of Functioning ed è un nuovo modo per classificare le disabilità. Okay, quindi si riferisce ai funzionamenti, adesso si parla di funzionamenti, delle persone disabili. Questo è stato un progetto implementato al Ministero del Welfare in cui è stato praticamente richiesto al consulente di descrivere come i territori, 11 territori, 11 province a livello sperimentale stessero implementando il progetto attraverso la rete, o meglio, come funzionassero a livello locale le reti per l'inserimento delle persone disabili. Molto brevemente vi spiego il progetto.
Il progetto ICF ha come obiettivo quello di pervenire ad un modello unico di accertamento attivo delle abilità presenti in una persona. Cioè, che cosa fa? Cerca di rendere comparabile le abilità o i funzionamenti delle persone disabili. Quindi che cosa vuol dire? Che la valutazione sulla disabilità di una persona che sta a Lecce deve essere uguale a quella di una persona con disabilità che sta a New York, perché questa è una metodologia nuova, trasversale a tutto il mondo, che è una metodologia internazionale. Quindi il giudizio di invalidità deve essere uguale, deve poter essere uguale e comparabile in tutti gli stati del mondo. Vado avanti, se no. Ok. L'approccio è quello delle capabilities che qualcuno di voi avrà, di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare, no? La possibilità che le persone non siano classificate sulla base del mancato funzionamento corporeo, fisico o mentale, ma sulla base delle capabilities, cioè sulla base delle capacità della persona disabile dentro al suo ambiente di poter utilizzare le abilità residue, cioè delle abilità che appunto in qualche modo gli permettano comunque di muoversi, di pensare e di essere persona. Okay? Quindi si ribalta la prospettiva della disabilità e non è più, come dire, colpa del disabile la menomazione, ma è colpa dell'ambiente, cioè l'ambiente sociale, biopsicosociale, che non permette al disabile di poter agire. Allora, in Italia l'avviamento, il collocamento delle persone con disabilità è stato avviato dalla legge numero 68 del 99, che forse qualcuno di voi conosce, no? Una legge che muta anche il collocamento e lo trasforma in collocamento speciale per le persone disabili, per cui la persona disabile si iscrive a un collocamento appunto speciale dedicato solo ai disabili e che impone ad enti pubblici e ad enti privati, tra cui il terzo settore, di assumere le persone con disabilità. Allora, un primo abbozzo di rete. La legge 68 mette insieme la persona disabile, il datore di lavoro e soprattutto quelli che vengono definiti gli uffici competenti. La persona disabile si deve iscrivere alle liste speciali di disabilità del collocamento speciale. Il datore di lavoro avvia una richiesta di assunzione del lavoratore. Solitamente sono cooperative di tipo B, che come sapete sono quelle cooperative che assumono personale svantaggiato, e gli uffici competenti linkano, mediano, fanno da mediatore tra domanda e offerta di lavoro. Quindi, secondo la legge 68, il problema è collocare la persona giusta al posto giusto. Che cosa significa questo? Che l'inserimento lavorativo delle persone disabili dovrebbe avvenire cercando di matchare insieme le capacità residue della persona disabile con l'esigenza dell'azienda. Ok? Fino ad oggi, in realtà accade ancora, però fino ad oggi come dire, le aziende che erano obbligate ad assumere persone disabile poi si trovavano un scollamento tra la competenza che gli serviva e la disabilità della persona. Quindi, come dire, è improbabile mettere a lavorare una persona non vedente al computer. Ok, questo accadeva ed è accaduto frequentemente nel passato e allora la persona veniva licenziata, rimandata indietro. L'ufficio di collocamento speciale dovrebbe, e la legge 68 dovrebbe impedire questo scollamento.
Altro passo verso la rete, questa è sempre la legge 68 del 99, no? Anche così come la 328, la legge 68 del 99 prevede una morfologia di rete, cioè prevede che tutti questi attori collaborino insieme per l'inserimento giusto della persona nel posto giusto. E allora, secondo questa legge, l'operato degli uffici competenti avviene in raccordo con i servizi sociali, i servizi sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite. Dunque, insieme abbiamo la persona disabile, l'ufficio competente, il datore di lavoro, i servizi sociali, i servizi sanitari, educativi e formativi del territorio. Tutti questi attori, tutte queste organizzazioni ce le abbiamo dentro alla legge. Quindi già la legge, per chi sa leggere l'analisi di rete, prevede degli attori che sono in rete. Ok? Insieme agli altri attori c'è il cosiddetto comitato tecnico. Il comitato tecnico è un insieme di medici fondamentalmente che fa parte di una commissione, che è quella commissione che deve valutare l'invalidità della persona disabile. Anche il comitato tecnico fa parte della rete, quindi un altro attore della rete. Allora, guardate un po' come si inizia ad abbozzare la rete. Tutti gli attori di cui abbiamo parlato, alcuni sono, come dire, svolgono una funzione prettamente sanitaria, come per esempio l'accertamento della disabilità, tra cui l'INPS, l'INAIL e la Commissione Medica Integrata, e altri invece svolgono azioni di sostegno, quindi siamo nel versante socio-assistenziale, e sono i servizi formativi, il terzo settore e i servizi socio-sanitari. Allora, che cosa ha fatto il consulente? Ha fatto una lista di attori estrapolandola dalla normativa, dalla legge, ok? Quindi l'analista di rete ha riconosciuto all'interno della normativa tutti gli attori che la normativa elenca e che dovrebbero essere a sistema, cioè dovrebbero essere in rete. Li ha estrapolati e li ha descritti in questa griglia. Quindi gli attori che partecipano alla governance, cioè alla gestione del collocamento mirato, secondo la legge 68 del 99. Si va dalla regione alla provincia, al centro per l'impiego, fino alle agenzie per il lavoro. Le agenzie per il lavoro sono elemento, un'organizzazione, un insieme di organizzazioni che sono state inserite da poco, quindi ex legge 68 del 99, perché hanno il compito di fare da intermediari. Siccome il comitato, il centro per l'impiego e tutto il resto della rete non è bastante, non è sufficiente ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta, la legge Biagi nel 2003 ha inserito le agenzie per il lavoro. Okay? Che dovrebbero facilitare, come? No, sono le agenzie speciali per l'inserimento delle persone disabili, che dovrebbero appunto agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro. Allora, noi abbiamo lavorato su 11 territori, vi faccio vedere lo strumento però prima della rete. Sì, certo. C'è il sistema della convenzione, perché a seconda della convenzione l'azienda può assumere un quantum di disabili proporzionato al numero di lavoratori. Sì, in genere sono uno o due, dipende dalle dimensioni dell'impresa. Cioè non è obbligata ad assumere tutti i disabili, naturalmente. La vedete?
Ok, allora, questa è una delle matrici che abbiamo utilizzato per rilevare il dato di rete. L'elenco lo abbiamo estratto dalla legge, abbiamo detto, ok? Quindi il name generator lo abbiamo creato noi dall'elenco della legge. Questo è l'esempio del Piemonte. All'incrocio tra una cella e l'altra veniva richiesto di identificare tre tipi di legame. Il legame formalizzato, quindi se tra Regione Piemonte e i servizi socioassistenziali di Torino esisteva una convenzione per l'inserimento dei disabili. Okay? Se questo legame era invece non formalizzato, quindi era un legame informale, quindi esisteva un legame ma era informale, voleva dire che la Regione Piemonte, i servizi socioassistenziali agivano il progetto ma lo facevano in maniera informale. E se invece quel legame era soltanto derivante dalla norma, quindi vale da sé che tutti gli attori erano comunque legati perché la legge 68 del 99 dice guarda gli attori devono essere in rete. Però noi abbiamo voluto verificare se in quel territorio specifico il legame, la rete si evinceva così come era scritto nei progetti perché come dire, chi aveva poi scritto il progetto lo aveva fatto prendendo la norma soltanto, o se invece il legame era stato formalizzato tra tutti o tra una parte degli attori, o se invece il legame era informale. E abbiamo sovrapposto tutti i tre livelli di analisi. Okay? Questa è la scheda di rilevazione attore per attore, in cui i nostri i dirigenti dei servizi specifici, quindi della Regione Piemonte, di quel settore, della provincia di Asti, del Centro per l'Impiego di Asti, dovevano indicarci se c'era un legame con l'altra organizzazione, con una delle organizzazioni che erano in elenco e che tipo di legame c'era. Lo facevano appunto attraverso questi tre segni identificativi, il più, il meno e l'uguale, che corrispondevano ai tre livelli che vi ho detto. Allora, per ciascuna di queste di questi livelli sono state create naturalmente tante matrici quante sono le organizzazioni e quanti sono i livelli di analisi. Ok. E questi, diciamo, sono gli output della rete su tre o quattro territori. Allora, le relazioni che abbiamo distinto sono in formali, informali e multiplesse. Multiplesse vuol dire che i due legami, formali e informali, sono stratificati, cioè sono insieme, quindi come dire, un legame più forte del semplice legame formale o informale. Abbiamo appunto giocato un po' sulla resa grafica della rete e abbiamo ottenuto questi risultati. Questo per esempio è Genova. Allora, che cosa ci indica la rete di Genova? Secondo voi? Guardate un attimo i legami. Si legge male, però intanto la resa, guardate i legami multiplessi, no? Sono quelli spessiti. Ok? Allora, abbiamo tutti gli attori che avete visto nell'elenco, quindi gli attori della legge ci sono tutti quanti, però qualcuno lavora di concerto e qualcuno non lavora di concerto. Allora, guardate qui le commissioni, la commissione medico integrata e il comitato tecnico provinciale sono attori marginali. Perché sono attori marginali? Bisogna sempre guardare al contesto della ricerca, perché a loro spetta solo il compito di valutare la menomazione, il grado di invalidità. Quindi sono meno marginali insieme agli altri, quindi si occupano prevalentemente, preliminarmente, di valutare l'invalidità e poi basta. Okay? Invece tutti gli altri lavorano di concerto e hanno legami abbastanza stratificati, cioè hanno legami multiplessi. Abbiamo poi dei livelli informali. I livelli informali sono tra, per esempio, il collocamento di disabili. Diciamo che questo è l'ego della nostra rete, il centro della rete, il collocamento dei disabili, con i servizi territoriali, servizi sociali territoriali
e non vedo, no, non credo, aspettate, vedrò qua. Ah, con la commissione tripartita, no, il CPI, avete ragione, scusatemi, quindi collocamento dei disabili con il CPI e i servizi territoriali, diciamo sono le tre organizzazioni che lavorano attraverso un livello informale, quindi non hanno, pur non avendo formalizzato la loro attività attraverso una convenzione, lavorano ugualmente, okay, per l'inserimento lavorativo. L'altra commissione, la commissione tripartita, è appunto un, quasi un nodo isolato perché è all'atere del nostro grafico. Mm? Stessa persona viene richiamata ripetutamente nel tempo, quindi il contatto con il disabile. Il disabile non c'è però nella rete, è una rete macro tra le organizzazioni che si occupano dell'inserimento lavorativo. Io invece avevo capito che c'era il collegamento fra i disabili. No, no, non c'è, sono reti organizzative, quindi abbiamo valutato solo il lavoro tra le organizzazioni. Ok, il disabile è sottointeso. Guardiamo per esempio Asti, allora, molto diversa, no, rispetto a Genova, guardate le differenze, allora innanzitutto qui sono tutti uniti, questa è una rete socio-centrata. Dove? La regione Liguria, perché sono tutti formali? Perché la normativa deriva dalla regione, deriva dalla, come dire, dallo Stato con la legge 68 e poi ciascuna regione legifera in materia di collocamento dei disabili e quindi la regione fondamentalmente fa da cappello normativo a questa rete, perciò è al centro della rete ma con rapporti di tipo formali. Asti invece ha, come dire, una morfologia abbastanza diversa da quella di Genova. Allora, innanzitutto ha tutta una serie di nodi isolati, che vuol dire che non partecipano. Questa è una rete del dicembre del 2011. Può essere cambiato qualcosa dopo 2 anni, però diciamo che mediamente queste reti sono rimaste così intatte per 1 anno. Ok? Adesso non so il seguito. Però guardate, mentre nella rete di Genova le commissioni erano marginali ma comunque legate, in questa sono addirittura scollegate. Quindi, come dire, è come a dire che la valutazione dell'invalidità avviene in maniera dissociata dall'inserimento lavorativo, quindi sono due settori separati. I legami sono soprattutto di tipo formale e multiplesso, quindi laddove vedete legami multiplessi vuol dire che ci sono anche livelli informali, okay? Mentre sono assenti legami del tutto informali. Sì, questi sì, i parametri vanno raccolti prima. La percentuale il quantum dei non collocati potrebbe essere un indice di efficienza del progetto, ma non è detto che sia un indice di efficienza della rete. Ok? Però potremmo utilizzarlo come parametro, no, anche perché non tutti gli attori hanno l'onere di collocare la persona disabile, ce l'ha soprattutto il centro, il collocamento disabili e il centro per l'impiego. Le altre agenzie, come il terzo settore, per esempio, sono a sostegno del lavoro di rete. Allora, Teramo, questo è un altro dei territori che abbiamo visto. Qui che cosa notate? Ah, i multiplessi mi pare che non esistono. Però esistono molti legami informali. Tra provincia di Teramo e l'ASL di Teramo e tra comitato provinciale e ASL. Allora, che tipo di rete è questa? Una rete, come dire, a legami forti, a legami deboli, a maglia stretta, a maglia larga?
come la interpretereste? Cioè il fatto che ci sia una ridondanza di legami informali, è positivo, è negativo, è una criticità, è un vantaggio? Allora, benissimo, è una criticità perché si lavora in maniera volontaria. Questa rete non esisterebbe se i legami rossi, i legami informali fossero cassati, ok? Quindi è una non rete, cioè una rete che si fonda soprattutto sul lavoro delle singole organizzazioni e delle singole persone. Come? Sì, certo, la legge 68 prevede che questi attori vengano, siano legati in rete da documenti, da convenzioni, da protocolli. Invece a Teramo esiste un lavoro informale, per cui si deve fare, perché l'inserimento dei lavoratori, dei lavoratori disabili è obbligatorio, ma non esistono atti, almeno non li abbiamo trovati, atti che documentino la formalizzazione di questi legami. Quindi che cosa abbiamo fatto? Non trovando i documenti, abbiamo interrogato le persone, abbiamo chiesto all'assistente sociale dell'ufficio dell'ASL di Teramo, ma tu questo lavoro lo fai? Sì, no. Con chi lo fai? E ci hanno indicato le persone, le organizzazioni con cui hanno implementato il servizio. Eh no, ci hanno detto che hanno un legame informale, avrebbero, no, non avrebbero dovuto dirti. Questo può succedere nella ricerca sociale in generale, noi però ci dobbiamo affidare, diciamo, il dato è attendibile. Facendo la verifica con l'attore con cui loro hanno detto che sono collegati. Quindi l'ASL ha detto: io sono collegato al terzo settore. Se vado all'associazione X che mi ha indicato, faccio la stessa domanda. Quindi quella è la prova, diciamo, di verifica. Come? E allora o si ritorna sul vecchio testimone, cioè si ritorna dal testimone qualificato, oppure si deve annullare il dato, cioè in molti casi i dati non vengono trattati. Quindi c'è un ruolo nel ANPAS, ANPAS, giusto? Sì, sono le associazioni di categoria, cioè l'associazione dei disabili, che naturalmente un grosso peso hanno nell'alimentazione di tutto questo lavoro di rete. La regione, guardate qui, rispetto alla regione Liguria, ha un ruolo marginale. Dove sta? La regione Liguria qui è centrale e qui invece ha un legame soltanto con... Sì, con i consulenti del lavoro e Confindustria, quindi è praticamente scollegato da tutto il lavoro di rete. E questa è la peggiore delle reti che abbiamo studiato, Avellino, tutti al tempo zero, quindi tutti allo stesso momento, naturalmente le abbiamo rilevate, nonostante la sperimentazione del progetto ECF4 fosse partita contemporaneamente in tutti questi territori, ad Avellino abbiamo trovato questa situazione. Quindi praticamente che cosa abbiamo? Una triade, neanche una triade, e una diade scollegati e tutta una serie di attori di nodi isolati, quindi fondamentalmente qui la rete non esiste. Ah? Come qui? Sui disabili? Allora... Abbiamo poi accompagnato a queste reti alcuni indici e li abbiamo messi a confronto, per esempio la densità e la centralizzazione, così come il degree tra gli indici di centralità. Oggi non abbiamo parlato della centralizzazione, la centralizzazione è, come dire, la misura di come la centralità si diffonde all'interno della rete, quindi di dove le centralità dei vari attori si diffondono. Okay? Rispetto alla densità
di Avellino, che è 7,2, potete immaginare perché è intuitivo, no? Non ci sono nodi, sono tutti isolati. Quella di Teramo ha un indice di densità abbastanza elevata, quindi siccome è superiore al 60% è una rete a maglia stretta. L'indice di centralizzazione è 34,6 per Teramo e 13,2% per Avellino, e poi abbiamo misurato il degree, cioè la centralità, per alcune per quelle organizzazioni che erano più centrali nelle due reti, in particolare le associazioni dei disabili e il collocamento per i disabili, rispettivamente pari, è il terzo settore, rispettivamente pari a 64,3%, 57,7% e il 50% per le imprese, mentre per Avellino appunto gli indici sono tutti naturalmente molto più bassi, perché la rete è praticamente inesistente. Okay? Questo lavoro, questi dati sono stati raccolti in un rapporto di ricerca che è stato pubblicato sul sito di Italia Lavoro, che è un'agenzia, un ente strumentale del Ministero, e portato al Ministero. Voi sapete che ogni anno il Ministero si occupa del rapporto sulla disabilità, o meglio la Commissione parlamentare sui disabili si occupa della redazione di un rapporto sulla disabilità. Nella quinta relazione al Parlamento c'è uno stralcio di questo rapporto, si fa riferimento alle reti senza naturalmente tutti gli indici, però in qualche maniera è stato recepito dal Ministero e evidentemente questo studio è servito a capire quali sono le criticità, almeno diciamo nel rapporto, nel livello di rete, nell'analisi di rete a livello locale. Okay? Quindi questa diciamo, è un'applicazione, evidenza dell'applicazione della social network analysis per quanto riguarda le politiche di inserimento lavorativo, ma ci sono diversi altri esempi, domani vedremo le politiche nel campo delle politiche sociali, di come la network possa essere utilizzata e dal ricercatore e dal committente, che quindi non è, come dire, tutto bla bla bla, cioè fumo che va al cielo, ma al committente arriva qualche dato per capire quali sono appunto i punti critici su alcuni settori. Domande? Sì, allora guarda, hai perfettamente ragione, perché per esempio ad Avellino c'è stato l'assessore alla provincia che in qualche modo ha monopolizzato questa rete e ha impedito ad alcuni attori di entrare in contatto fra loro, quindi noi abbiamo in parte anche rilevato la questione più informale, la questione diciamo più politica dei rapporti di rete, quindi una delle concause della mancata realizzazione della struttura di rete è stata la politica. Quindi il politico di turno, insomma, che ha impedito che si formasse la collaborazione, si formassero reti collaborative tra gli attori. Allora, ad Avellino sì, perché dopo un anno, credo che nel 2012, la rete si era costituita. Tieni conto appunto che ci sono dei dirigenti pubblici che leggono, commissionano prima e leggono questi rapporti, e naturalmente se uno vede una rete del genere non si può certo mettere le mani davanti agli occhi, quindi deve agire. Un anno e mezzo per fare la ricerca? Un anno e mezzo, e tenete conto che è difficile fare ricerche del genere perché vengono fuori questi dati, perché vengono fuori i nomi, io devo chiedere i nomi, vengono fuori i nomi delle organizzazioni, quindi tutti quegli attori che, come dire, tra cui molti attori pubblici, no? L'INAIL, la Commissione Medica, vengono allo scoperto. E allora bisogna anche scontrarsi con i problemi di campo, cioè con le criticità che emergono da indagini così sensibili a dati appunto relazionali, nomi, relazioni
fra organizzazioni. E poi naturalmente c'è anche tutto la parte, diciamo, di analisi successiva. Non è pensabile che un singolo ricercatore vada in giro per l'Italia a raccogliere i questionari, quindi c'è bisogno di un'equipe. Sono sempre progetti di ricerca che si fanno in equipe, peraltro in equipe multidisciplinari, fatta da sociologi, da statistici e da operatori territoriali. Quindi anche mettere insieme tutto questo consesso di persone comporta un po' di tempo. Comunque un anno e mezzo per 11 territori, diciamo un territorio al mese, quasi. Ah? No, è un finanziamento del Ministero del Welfare che ha commissionato direttamente questa ricerca. È la seconda volta nella storia dei ministeri che si usa la network. C'è anche una ricerca dell'ISFOL sul terzo settore che è stato fatto con l'approccio di network. Se voi andate sul sito dell'ISFOL c'è uno dei rapporti che riguarda appunto il terzo settore con l'approccio di rete. Va bene. Non la analizza, la devi fare tu costruendola o graficamente o attraverso gli indicatori. Il software ti rileva la multiplessità, però i rapporti formali e informali li evidenzi tu attraverso la resa grafica. Abbiamo rielaborato graficamente, poi mercoledì vedremo come si fa a ispessire le linee, a colorarle, a tratteggiarle, cioè sono tutti, diciamo, espedienti più grafici che statistici. Va bene? Finito? Ok, ci vediamo domani?